Mariano Rajoy si dimetta subito. Assordato dalla richiesta dell'opposizione, il presidente del Consiglio spagnolo affronta oggi la stampa in pieno scandalo fondi neri. Il Partito Popolare, prima vittima certa, il premier polacco Donald Tusk, che vedrà la conferenza stampa completamente assorbita dalle domande sulle relazioni tra il presidente del Consiglio e l'ex tesoriere dei popolari, Luis Bárcenas, che comparirà proprio oggi davanti ai giudici. La pubblicazione sul quotidiano El Mundo degli SMS scambiati con Bárcenas smentisce quanto Rajoy era andato affermando per mesi. Quella con il tesoriere, ora in carcere per delitti fiscali, era una conoscenza indiretta. Invece il nome di Rajoy compare più e più volte nella contabilità in nero del partito, già a fine anni 90, quando era ministro di Aznar e con Bárcenas avrebbe solidarizzato fino a pochi mesi fa. Non è la prima volta dall'inizio dello scandalo che il leader dell'opposizione socialista Rubalcaba chiede le dimissioni di Rajoy, ora le chiede con effetto immediato. È evidente che siamo in una situazione insostenibile. È evidente che siamo in una situazione insostenibile. Il presidente del Consiglio danneggia l'immagine della Spagna e delle istituzioni democratiche. Francamente, ritengo che debba lasciare. Secondo i documenti diffusi dalla stampa spagnola e al vaglio della magistratura, il primo ministro avrebbe incassato oltre 42.000 euro all'anno in fondi neri.